Intorno all'Abbazia Benedettina e ai suoi 1000 anni di storia si rinnova anche quest'anno la festa medievale con musica, balli, giullari, spettacoli a tema, tante botteghe d'epoca e naturalmente un menù particolare con pietanze dal sapore antico ma davvero gustose. Settimo appuntamento, posso dire, il fiore all'occhiello della nostra città, lo possiamo dire perché comunque ci ricordano 1000 anni di storia. Ma l'Abbazia Benedettina è l'origine della nostra storia e la comunità che vive a Corpo di Cava con grande fermento ormai da anni organizza questa occasione per far conoscere i vicoli, gli antichi mestieri, le tradizioni. Veramente un'occasione unica che sta attraendo nella nostra città gente da dovunque, diciamo non solo italiani ma soprattutto da tante cittadine della regione. Cava ha due momenti storici focali, il Medioevo con Corpo di Cava e con l'Abbazia che si rievoca in questa festa medievale e il Rinascimento con il borgo rinascimentale che è un ulteriore nostro fiore all'occhiello che si rievoca nella settimana rinascimentale. Due appuntamenti unici che stanno anche portando a Cava, come dire, tanto turismo. Abbiamo registrato nel mese di luglio scorso, anche in coincidenza con la settimana rinascimentale, 500 presenze in più, oltre circa 6.000 presenze in più a Cava dei Tirreni in questo mese, ed è un trend molto significativo perché mentre altrove purtroppo il turismo langue per la crisi economica, qui siamo in controtendenza, quindi figuriamoci se il momento economico fosse di ripresa come noi tutti ci auguriamo. Quindi una grande opportunità che la città, perché sono i cittadini, le associazioni del territorio offrono e che noi come amministrazione non facciamo che sostenere. L'occasione della presentazione della manifestazione è servita anche per un resoconto delle presenze turistiche nei primi 7 mesi del 2013, con una sostanziale tenuta di arrivi nelle strutture alberghiere con 14.569 visitatori, di cui 3.345 stranieri, ed un crollo verticale nei bed and breakfast e case alloggio che hanno fatto registrare appena 166 arrivi. Rimane sempre molto bassa la presenza in città, che non supera i 2 giorni. In totale si registrano rispetto al 2012 272 arrivi in più. L'onorevole Giovanni Baldi finalmente ha partorito la Regione Campania una legge ad hoc per il turismo regionale che tanto necessita questa nostra Regione Campania. Sì. Nessuno credeva l'approvazione di questa legge, nessuno si aspettava che la mia commissione potesse licenziare in tempi rapidissimi questa legge che giaceva dal 2010. Abbiamo messo in accordo le varie proposte, perché c'erano 3 proposte di legge sul turismo, abbiamo fatto una sottocommissione con lavori che sono durati 7 mesi, l'abbiamo approvata all'unanimità nella mia commissione e prima di questa pausa estiva la commissione bilancio lo ha licenziato definitivamente per l'approvazione del Consiglio regionale con uno stanziamento di oltre 9 milioni di euro per il 2013. Una legge di sistema che mette al centro il territorio con i sistemi turistici locali, un'agenzia regionale che dà solamente degli input su quelle che sono poi le attività da svolgere sui territori stessi. Quindi il territorio si riappropria di poter determinare quali sono le attrattive più importanti, le situazioni più importanti da poter finanziare e quindi sviluppare turismo e quindi soprattutto poi l'economia di una città, delle cittadine di tutta la regione. Io sono soddisfatto, è soddisfatto il nuovo assessore, che è l'assessore Sommese, sono soddisfatti i consiglieri. Io penso che da qui a pochi giorni noi approveremo questa legge che sarà sicuramente un successo e darà un impulso notevole per il turismo della nostra regione.